citare, Aurea Bettini mi chiedeva, in attesa di poter cominciare, in che senso e perché sentissimo il bisogno di poesia, non solo di leggerla, ma anche di scriverla. E come, lo sottolineo perché dovrò dirlo a proposito di Monica Guerra, e come accada che in ogni momento della giornata, quando questo demone ci prende, quando sentiamo la centralità della parola, ci accada in ogni momento di avere bisogno di fermarci e di iniziare un nuovo commercio con essa. Perché? E ho ricordato a Aurea, e ricordo ora a voi, perché sta perfettamente nello spirito delle poesie di Monica Guerra, ho ricordato un episodio tra l'altro centrale nella storia della poesia novecentesca italiana. Un giorno, sul fronte del Carso, un giovane tenentino si fermò, il tenentino era Ettore Serra, e tra poco lo citerò di nuovo, si fermò su un fante accucciato da qualche parte della trincea e gli chiese che cosa facesse di tutti quei fogliettini di carta che uscivano dal suo tascapane. Il fante era Ungaretti, i fogliettini erano le poesie di Ungaretti nate sul Carso, e alla domanda del tenentino che cosa fai, a cosa ti serve, tra l'altro in una situazione così drammatica, Ungaretti rispose in una maniera straordinaria, straordinaria, con due sole parole, e definì, credo, per sempre per quale motivo abbiamo bisogno di leggere poesia e di scrivere poesia. Disse che in quei versi cercava di progredire umanamente. Pensate, la poesia come il luogo, quando si legge e tanto più quando si scrive, è il modo per progredire umanamente. Dovremmo chiederci, e poi dopo comincerò a parlare della poesia di Monica Guerra, dovremmo chiederci perché questo accada. Bisogna che lo dica, perché starà dentro il tentativo di presentarvi semi di sé. Perché? Perché la poesia è alimento assolutamente eccezionale per chi abbia la disposizione ad ascoltarla. Perché la poesia, come dico, da una vita è scritta in una lingua artificiale che non ha niente a che vedere con la lingua dei trivi, delle osterie, di Facebook. Nulla a che vedere. Dei negozi, dei commerci, dei fori. Perché è una lingua artificiale nella quale tutto significa. Badate, questo è il suo segreto. La parola che usiamo, che io stesso sto usando, è nella parola nella quale evoco nella vostra mente idee, cose. È una parola eminentemente nominale. Dico dei nomi, predico dei verbi, evoco delle azioni. Ma non ci metto nulla di quel che ci mette la poesia, perché in poesia, ripeto, tutto significa. Significa il suono, significa la collisione delle parole l'una con l'altra o l'una contro l'altra. Mozart a 5 anni, anzi a 3 anni, interrogato dalla madre che lo trova sul pianoforte, che gli chiede che cosa stai facendo, rispondo, cerco le noticine che si vogliono bene. Il poeta cerca, o per assonanza o per dissonanza, le parole che si vogliono bene, e che si vogliono bene o per il colore delle loro vocali, o per il suono che emettono le consonanti, o per la dissonanza, come la musica degli inizi del Novecento, ma anche utilizza l'allitterazione, la ripetizione di suoni consonantici, ma anche adopera la rima, ma anche adopera il ritmo,
ma anche adopera le figure retoriche, le figure retoriche che sono il miracolo di un messaggio denso, denso, nel quale si dicono nello stesso momento molte cose.